I campionati mondiali di orienteering si sono aperti a pugno chiuso con il convegno dal titolo I grandi eventi sportivi in chiave turistica, promosso da Sport e Salute, oltre che dal comitato organizzatore dei mondiali Master 2022. Nel dibattito, trasmesso in streaming e visibile sulle piattaforme FISO, è emerso l'elevato potenziale economico e sociale dello sport, integrato con l'industria del turismo, un segmento di mercato con un ruolo centrale nella promozione del territorio e nella crescita economica. I WMOC si dimostrano così un coerente esempio di quanto esposto. Tra i relatori, da citare sicuramente Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, Sergio Anesi, presidente FISO, e il vicepresidente di Regione Puglia, Raffaele Piemontese. Con loro anche Michele Barbone, il sindaco di Vieste Giuseppe Mobiletti, Elio Sannicandro e Rossana Ciuffetti, oltre all'event manager Gabriele Viale. I WMOC sono iniziati con una sfilata cittadina nel centro di Vieste che ha visto la presenza delle istituzioni locali e di molto pubblico. L'evento conta su oltre 3.000 atleti da ben 40 paesi che garantiscono la presenza giornaliera in Galgano di 5.000 persone. Considerando anche i relativi accompagnatori, la somma fa 50.000 presenze complessive nei giorni di permanenza media, un indotto stimato in 5 milioni di euro. Sapremo stupirvi, le parole dell'autorità sul palco, questa è una terra magica. I concorrenti, accompagnati da uno splendido sole, hanno poi pacificamente invaso il centro storico di Peschici, comune del Gargano, 20 km a nord di Vieste. Lungo le caratteristiche vie cittadine, le partenze si sono succedute per oltre 4 ore, scoprendo così uno scenario pittoresco ed il castello a picco sul mare. Una strada che si inerpica tra pini, macchia mediterranea, oltre ad una vista sulla spiaggia sabbiosa e una pineta mozzafiato.